Salve a tutti ragazzi e bentornati a MacShosha. Sono con mia moglie, Ambra. Ciao. E questo è il nostro primo video da sposati. Eh sì. Grazie a tutti ragazzi, ci avete fatto un sacco di auguri, congratulazioni, veramente grazie a tutti. E ragazzi, lo so che avevo detto che non avrei fatto un video sul matrimonio, e infatti non lo volevo fare, però ho visto che tanti altri canali, tipo questi che ricaricano le Insta Stories, hanno già fatto il video. E ovviamente io non ho nulla in contrario con questi canali, anzi anch'io mi guardo le stories che mi sono perso. Però il bello delle Insta Stories è proprio quello, è che durano 24 ore, quindi se qualcuno deve riprendere queste stories e ricaricarle e metterle lì per sempre, vorrei che quel qualcuno fossi io, visto che il matrimonio è il mio. Quindi ragazzi, questo video vi racconta il nostro matrimonio dagli occhi degli altri, quindi non solo le stories degli illuminati, ma anche tutte le persone che erano con noi a festeggiare questo momento, che hanno condiviso il nostro amore, non da parte nostra, perché comunque ragazzi, io quel giorno me lo sono voluto godere. Avevamo messo l'hashtag Micciulis, l'idea dell'hashtag era no, la sua, era tua, mia, allora, chi non era lì al matrimonio potesse comunque seguire e vedere che cosa avevamo fatto, però niente cose incredibili. Non era un matrimonio social, ecco. Quindi ragazzi, come detto, voglio essere io quello che mantiene queste cose per sempre, se devono rimanere, piuttosto che altri canali. Vabbè, però la cosa è bella perché siamo cresciuti insieme, sia io che voi. Sì. E speriamo, insomma, che anche voi possiate godere un pochettino della nostra gioia e della nostra emozione. E vi ringraziamo per essere sempre stati vicino a noi, affettuosissimi. Ci avete riempito di messaggi. E detto questo, buona visione. Ah ragazzi, noi siamo arrivati. Giorno. Giorno. Però non c'è nessuno, ci sta solo io. Ah, però la vera domanda è: che succederà? Piangerò quando vedrò la sposa o no? Decidete voi. Ultime ore da celibe per Mike. Quali sono i prossimi provvedimenti che... Minuti. Quali sono i prossimi provvedimenti che prenderà nei prossimi minuti? Ragazzi, sto quasi platinando la vita, eh. Sto a sbloccare gli ultimi trofei. Poi sono pronto per la bara. Da bravi youtuber stiamo sfruttando il momento, il trend del momento. Hashtag Micciulis. Yes. Comunque hanno messo le trenzine e poi scappare. No, ormai. Ormai.
Oddio, ancora a me mi arriva, no? Faccia chi? Let's get it! Ragazzi, mi scuso in anticipo delle innumerevoli storie che vedrete quest'oggi, ma il tasso alcolemico da questo momento in poi tenderà ad elevarsi, quindi vedrete delle perle. Vai Pietro, a cosa? Al matrimonio di Murri e Federica. Vai un brindisi, auguri! Auguri! Evviva gli sposi! Perché mi piace tu? Se non posso andare. Twerka! Allora, la sposa qua mi sta istigando a bere. Wallace on fire. Vespe truccate, anni 60, girano in centro, spirando e fioranta. Cose di fuoco, comincia la danza. C'è con dietro, attaccate una targa. Dammi una percia, l'estate che avanza. Con le ali sotto i piedi, sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa fuori città. Andiamo a bere tra la di fretta dalla mia stanza. Se puoi prendere,
quando mettono Gigi Dag siamo arrivati alla frutta. Che sono belli i miccioli. Che bell'abito che c'hai, Ambra. Wow. Tu fai schifo, Mike. No, dai. Però anche lui si è... vuole il velo, anche lui. Esatto. Oh, Mario, sta arrivando! Era un busto del zio. Evviva gli sposi! Allora, ci dicono che c'è poco dolce oggi. Regà. Tiè. You know,
Vai jumpy deck. No, adesso. Ma perché? Federico! Vabbè, abbiamo sfasciolato, ragazzi.